Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Riders of the Lost Film. Siamo andati indietro al 1977 per recuperare Ecco Noi per esempio, film diretto da Sergio Corbucci, che dirige una commedia con un grande cast, perché nel cast troviamo Renato Pozzetto, Adriano Celentano, Barbara Bach, Giuliana Calandra, insomma un cast di tutto rispetto. Ne parlo con grande piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio. Sì, un filmettino che ormai era entrato nel dimenticatoio, l'abbiamo recuperato perché ci sono un po' di motivi, questi, dal punto di vista storico, sociologico, diciamo così. Assolutamente, e adesso li raccontiamo, ma prima raccontiamo come facciamo di solito in breve la trama del film. Sì, la trama è decisamente basica, nel senso che appunto siamo verso la fine degli anni 70 in Italia, a Milano, dove vive Click, che è un fotografo, Adriano Celentano, fotografo di cronaca, con un passato decisamente avventuroso, nel senso che lui si è fatto la guerra del Vietnam, dove ha fatto i reportage, ha una vita con un'ex moglie, un sacco di donne, insomma vive da solo naturalmente in una camera di un albergo. Durante una delle tante manifestazioni che c'erano in quegli anni, di cariche tra manifestanti e polizia, incontra e conosce invece Gian Alberto, che è un poeta, appunto Renato Pozzetto, che arriva dalla provincia e che è approdato a Milano con il suo libro di poesie, sul quale vi ha lavorato per 10 anni e vorrebbe vedere pubblicato. Entrambi hanno questo sogno, cioè da una parte Click, quello di fare il reportage della vita, e naturalmente invece Renato Pozzetto quello di vedere pubblicato il proprio libro. I due diventeranno amici, in questo caso in modo fortuito, e diventeranno, la loro amicizia diventerà poi un'amicizia veramente solida, perché li porterà in mezzo a una serie di avventure che culmineranno anche in modo drammatico, ma con il sogno di almeno uno dei due realizzato. Allora, innanzitutto le curiosità, è vero, sono diverse. Uno, che comunque è importante, è che è il primo film in cui si forma la coppia Pozzetto-Celentano, che poi troveremo qualche anno dopo nel film Lui è peggio di me, anche quello secondo me è un film che merita gli occhi di Riders, ed è una coppia veramente atipica, entrambi ovviamente sulla cresta dell'onda, sia da un punto di vista cinematografico ma anche televisivo, e quindi due, possiamo dirlo Pierpaolo, due colossi del nostro cinema che lavorare insieme, insomma, per i tempi era stata una scommessa tra l'altro vinta. Sì, poi successivamente nei primi anni 80 Celentano diventerà il vero e proprio salvatore del cinema italiano, perché con una serie di suoi film salvava gli incassi dei cinema italiani durante le vacanze di Natale, quindi è stato veramente un fenomeno. Però all'epoca già effettivamente questa fu un'accoppiata sulla quale si scommette, e anche perché era un'accoppiata molto milanese per prima cosa, e quindi era un modo per insomma rispondere alla comicità che normalmente era quella romana o quella napoletana, con una comicità tutta milanese fatta, come dicevi giustamente, da due colossi. Celentano non era soltanto un nome grande della musica italiana, ma ormai si era già ben affermato al cinema con una serie di film importanti, e da lì in poi è diventato un punto di riferimento della commedia italiana. Renato Pozzetto era un nome invece, insieme a Cocchi naturalmente, che si era affermato prima in televisione
e successivamente al cinema con una serie di grandi successi della commedia, e quindi metterli insieme è un po' stata quella formula che poi è servita al cinema italiano per tirare avanti per diversi anni, non necessariamente con un film unico, ma si mettevano assieme tanti comici, come era già accaduto negli anni 60, non è che si è inventato tanto, mettere insieme tanti comici con una serie di episodi e poi permettere ai film di uscire e di produrre, non so, 5, 6, 7 film italiani all'anno di buon successo, con delle commedie del genere. Ma il film Ecco Noi, per esempio, secondo me diventa importante se qualcuno volesse andare a rivedere cos'era l'Italia degli anni 70, perché è un film che dal punto di vista della trama è una trama decisamente basica, la sceneggiatura probabilmente letta all'epoca era anche effettivamente decisamente superficiale come poteva essere trattata, ma vista adesso a distanza di 40 anni è un film che rappresenta una vera e propria bignami di quello che era l'Italia degli anni 70. Perché in questa rappresentazione di quello che accade ai nostri due personaggi c'è veramente tutta la politica e la socialità della Milano di quegli anni. E quindi partiamo appunto, come dicevo, raccontando la trama dagli scontri tra manifestanti e polizia, per poi a vedere per esempio un episodio che coinvolgeva il movimento femminista, le proteste degli indiani metropolitani. Gli indiani metropolitani furono un fenomeno molto veramente molto milanese degli anni 70, e lì li ritroviamo quindi dal punto di vista storico. Poi c'è tutta la controcultura borghese di quegli anni, gli espropri proletari con un attacco appunto e una manifestazione all'interno della Dischi Ricordi, che ora non esiste più, era in galleria, però noi ce le ricordiamo, e quindi è era un luogo storico della Milano dell'epoca, e ci sono tutte queste cose, l'amore libero, e poi le prime incursioni nella droga, nella prostituzione, nell'omosessualità, che sono tutte rappresentazioni di spaccati dell'Italia, di come si approcciava l'Italia a dei fenomeni nuovi, ma anche l'avvento della pornografia. Insomma, c'è tutto concentrato in questo film di un'ora e mezza, un'ora e quaranta circa, quindi delle situazioni che vanno sia dal drammatico alla commedia, naturalmente, come riesce poi a commedia amara, perché è una commedia amara tutto sommato, dove la comicità poi sia di Celentano che di Pozzetto trova probabilmente il suo terreno migliore. Aggiungo due cose, innanzitutto che il film è scritto non solo da Sergio Corbucci, che è il regista, ma anche da Sebastiano Ciuffini e Catalano, Giuseppe Catalano, che hanno firmato anche il soggetto. E tu hai raccontato giustamente questi mondi che vengono rappresentati a Milano, ma dall'altra parte nel film c'è un Milano che non esiste più, perché alcune scene sono girate nella parte di quella che è adesso la parte della stazione centrale, Piazza Repubblica, quella parte lì, che allora era un'altra cosa, erano decisamente le Varesine, le cosiddette Varesine, esatto. con il Luna Park permanente, esatto. Che è tutta una zona che adesso è stata completamente cancellata ed è la zona super figa del Bosco Verticale, esatto, insomma. Esatto. Esattamente, infatti come cambia anche l'urbanizzazione di una città, di una metropoli, perché Milano è una metropoli. E poi voglio concludere con un altro aneddoto collegato a un video, nel senso che nel film è stata tagliata una scena di nudo integrale di Barbara Bach, e è stata poi solo inserita in un'edizione speciale, una collection dedicata a Celentano molto più avanti, dove invece quella scena è stata messa, perché l'abbiamo detto, perché Barbara Bach
anzi Barbara Bach, prima di fare questo film era stata la Bond Girl dello 007, La spia che mi amava, che era uscito sei mesi prima dell'uscita di Ecco noi, per esempio, che è uscito a fine 77. Barbara Bach, che poi è stata, è diventata ed è ancora moglie di Ringo Starr dei Beatles. Comunque il film che trovate attualmente su Prime, che ho avuto così il piacere di rivedere, ha tutte le scene integrali. Ok, hai fatto bene a specificare. Per questo appuntamento con Riders of the Lost Film è tutto. Grazie Pierpaolo, ciao a tutti e alla prossima.